La Medstore Tunit vince 3-0 con la Gamma Chimica Brugherio al Banca Macerata Forum nella 12ª giornata di andata della Serie A3. Adriano Di Pinto, una partita con l'ultima in classifica, ma sono quelle partite pericolose perché l'attenzione potrebbe venire meno, ma insomma la cosa si è risolta bene e i ragazzi si sono impegnati molto. Tra l'altro la squadra che è diventata giovanissima, a tratti in campo una squadra poco sopra i 21 anni di media. Sì, ma guarda, è effettivamente così. Oggi era una partita difficile, nel senso che dovevamo capire loro come avrebbero giocato. E dopo i primi scambi abbiamo ritrovato esattamente quello che avevamo visto, che avevamo preparato, per cui da lì in poi la squadra è stata un orologio svizzero e sono stati bravissimi. Quindi veramente complimenti a sti ragazzi, più vanno avanti più mettono una concentrazione nel fare esattamente quello che va fatto. Stanno proprio giocando bene a pallavolo, al di là della qualità da una parte o dall'altra. Questo, poi come dici tu, in queste partite ti possono trascinare un pochino a un ritmo un pochino più lento, e invece non l'hanno fatto, nel senso che noi abbiamo tenuto bene la nostra rotta, quindi va bene così. Dennis non c'è più, però mancano anche Robbiati e Ferri per infortuni vari, ma si sta facendo strada, si mette in luce Scita, cioè un 19enne che chiamare sostituto di Dennis quasi sta diventando troppo sminuirlo, diciamo, ecco, si sta dando veramente da fare, una grande sorpresa. No, ma questo sì, ma io penso che chiunque, con le loro capacità ovviamente, perché fisicamente sono tutti ragazzi preparati bene e che hanno delle grosse qualità, io penso che chiunque giochi bene a pallavolo, cioè che fa le cose che deve fare nel momento giusto, e tutti possono giocare ai vertici, e lo stanno dimostrando. È chiaro che non farlo da singoli ma farlo di squadra è la cosa che fa svoltare proprio il gruppo, e questo stanno facendo anche adesso col cambio del palleggiatore. Gli ultimi punti hanno ricostruito ogni volta insieme l'organizzazione, quindi è quello. Elia sta facendo in questo momento, è chiaro che non è facile per lui perché è giovanissimo, però di partita in partita deve ricominciare da capo, e ogni volta sta facendo sempre meglio quello che deve fare nei momenti giusti, è tutto là. E si sta scoprendo che piano piano ognuno di loro sa giocare veramente bene a pallavolo. Questa è una cosa importante, sono contento per loro. Adesso ci aspetta Fano, che sta lottando con Pinedo in questo momento, ed è una compagine molto buona. E poi per noi è un derby, quindi ogni partita, ogni derby è un po' a sé, quindi vabbè, vedremo, no? Però anche lì dobbiamo essere perfetti, poi a casa loro, che non è semplice perché hanno un palazzetto particolare, quindi lì dobbiamo stare ancora più attenti, e queste partite qua servono proprio per lavorare su questo. Poi dopo, finita la partita, diciamo è stato facile o non è stato facile, però in partenza facile non è mai. E poi iniziano i turni di Coppa Italia e vedremo, la società ci tiene anche lì, vabbè, no, quello non fate, perché la società ci tiene a tutto, ogni partita ci tiene, ma giustamente è bello così, è bello sentirsi in questa situazione qua, quindi anche lì cercheremo di dare al meglio. Non sappiamo ancora con chi giocheremo, se in casa o fuori, vediamo. Comunque anche quella è un'altra sfida nuova che faremo in questa situazione qui, che sì, è di emergenza, ma ci sta facendo venire fuori come squadra ancora di più di quello che già lo eravamo prima, quindi bene così. Pietro Margutti, schiacciatore della Medstore Tunit, una partita portata a casa tranquillamente, ma vi siete impegnati anche in questa situazione? Sì, sì, sappiamo che giocare in casa è sicuramente un punto a nostro vantaggio. Oggi l'abbiamo sfruttato decisamente bene, soprattutto in battuta, forse con qualche errore di troppo, però siamo sempre stati aggressivi fin dal primo punto. Ci siamo persi giusto un po' nell'ultimo set, abbiamo un attimo abbassato la testa, però abbiamo fatto secondo me una gran vittoria di squadra. Oggi
abbiamo girato un po' tutti e anche Elia ha giocato molto bene, gli stiamo dando sempre più fiducia, quindi questa cosa ci rende sicuramente ancora più temibili. Adesso sicuramente ci aspetta una partita difficile, che è quella, il derby contro Fano, che non è mai da sottovalutare un derby. Senti, la squadra per forza di cose, infortuni, abbandoni eccetera, si è ringiovanita necessariamente, ecco, ma quasi questo ha portato nuova freschezza, perché forse manca un po' di esperienza, ma l'impegno non manca di sicuro. No, assolutamente, infatti è questo secondo me proprio il fatto di giocare in una grande squadra, ovvero avere tutti quanti pronti e quando è il momento far vedere che è, diciamo, è la tua opportunità e puoi farti vedere bene in campo. Quindi sono molto molto contento che siamo riusciti, nonostante l'infortunio sia di Stefano e altri anche infortuni che abbiamo avuto, il mio la scorsa settimana, vabbè, niente di grave per fortuna, però è proprio bello perché siamo una squadra, questo vuol dire che tutti quelli che giocano, con chiunque entri in campo, siamo riusciti a far vedere che siamo forti, quindi è veramente molto allenante anche dal punto di vista durante la settimana. Ormai ti si vede più volte assumere il ruolo di trascinatore della squadra, ormai sei una colonna in questa formazione, come ti senti in questo gruppo? Sei ormai veramente un leader? Certo, sicuramente avere un po' più di responsabilità ti fa crescere anche molto più in fretta, quindi sicuramente è bello e soprattutto soddisfacente del mio ruolo, che magari l'anno scorso non è mai stato troppo un ruolo, diciamo, concentrato alla squadra su di me, e quest'anno invece, con vari infortuni, anche con la possibilità della squadra, anche tutto, sono riuscito a dimostrare di essere sicuramente, non dico una pedina fondamentale perché sarei un po' troppo egoista, però sicuramente sto dando il massimo e questa cosa mi rende davvero orgoglioso del lavoro che ho fatto fino adesso.